Benvenuti nel corso professionale su come realizzare contenuti multimediali col proprio smartphone. Questo corso è in collaborazione con Studio Escape, quindi ringrazio Luca per avermi dato la possibilità di divulgare ovviamente la mia passione a tutti voi. Se volete saperne di più su questo corso avete il numero in sovraimpressione oppure potete andare nelle descrizioni e lì troverete dove andare a chiedere tutte le info su questo corso online. Oppure a Genova siamo dal vivo, ragazzi, tanta roba. Andiamo a vedere ora le pillole che riguardano proprio un po' quello che vedremo in questo corso. Ma quali sono gli accessori che migliorano i nostri contenuti? Beh, sembra un po' piazzista, ragazzi, che sto vendendo qualcosa. Innanzitutto abbiamo i treppiedi. Possiamo acquistare ovviamente un treppiedi, diciamo, tranquillo, ok, quelli che danno poi in dotazione con il supporto per il nostro smartphone, oppure andare ad acquistare un treppiedi completo che sia un'asta selfie, ok? Non stabilizzata. Ricordatevi questo, questa non è stabilizzata. Esistono tante aste stabilizzate, io ne ho un po', poi le vedremo nel corso del corso, andremo a vedere anche gimbal più performanti di ultima generazione che sono veramente straordinarie e fanno delle cose veramente che ci possono far cambiare veramente i nostri contenuti. Quindi questo è un asta selfie con treppiedi ovviamente e abbiamo anche un telecomando per poter avviare il nostro video, ovviamente fermarlo oppure scattare una foto. Lo mettiamo un attimo via e parliamo di altre cose, poi arriveremo anche a quello che ci sta qua sopra. Qui vediamo questo, ne parliamo dopo. Abbiamo i microfoni. Ecco, l'audio, ragazzi, va paro con il video. Avere un video di qualità e avere un audio scarso è come aver fatto un mezzo lavoro, ok? Quindi microfoni ce ne sono tanti, ci sono questi economicissimi che partiamo dalle 36 euro. Per, ovviamente, sono USB-C o Lightning per iPhone, quindi vabbè, adesso i nuovi iPhone hanno l'USB-C, ma ci sarà ancora qualcuno che comprerà il 13, il 12 e il 14, quindi abbiamo ancora il Lightning. E questi sono microfoni assolutamente, diciamo, da acquistare per iniziare. Fermi tutti, la qualità di questi microfoni è quella che è una qualità da 36 euro, ma è accettabile, ok, per iniziare, quindi potete iniziare sicuramente con un microfono del genere. Qua invece abbiamo un microfono da banco, diciamo da conferenza, ok? Quello che si mette su una tavola quando siete in tanti per riprendere tutto l'ambiente, infatti è un microfono ambientale. Anche questo con 40 euro ve la cavate, quindi l'attaccate al vostro smartphone, poi vedremo come, diciamo, collegare tutti questi accessori che in effetti sono USB, uno si chiederà ma come faccio ad attaccare un accessore USB al mio smartphone, iPad, iPhone che sia, e lo vedremo nel corso. Del corso. Poi una cosa che, diciamo, serve e ovviamente ha bisogno il nostro smartphone sicuramente è la luminosità. Possiamo avvalerci di un faretto tranquillo che costa una quarantina d'euro per iniziare se siamo da soli ovviamente, oppure se siamo più persone dobbiamo andare a acquistare dei fari un pochino più grandi, dei fari LED un pochino più grandi. Io ne ho due sulla scrivania che voi non vedete, due fari LED che non sono accesi, oppure una diciamo un striscia LED, un pannello LED piazzato proprio davanti come ho io in questo momento, che lo vedete riflesso nei miei occhiali. Quindi la luce è importante per i nostri smartphone, sì, aumenta la qualità dell'immagine, sì, di tutti gli smartphone, compresi quelli di ultima generazione. E vedete qua? Che abbiamo finalmente capito cosa serve questa vite messa qua sopra, quindi io posso andare ad avvitare tranquillamente, ok, il mio faretto sopra al mio diciamo gimbal, non è un gimbal ma sopra questa asta selfie, diciamo che è molto molto base, ok, un'asta selfie molto base, quindi posso andare a fare così e quindi sono pronto per andare a fare riprese anche all'esterno, al buio, se fosse un'intervista ci fosse da riprendere qualcosa. Quindi abbiamo dalla parte nostra anche questa compatibilità con le viti da un quarto di pollice.
Poi per finire ci sono le lenti aggiuntive, abbiamo lenti aggiuntive di tutti i tipi, abbiamo anche la parte cinematografica, ok? Che ci rende la nostra ripresa a mo' di cinema. Non è un grand'angolo, aumenta del 33% o del 55% a seconda della lente che acquistata, che acquistate la visione, ok, del nostro video. È una panoramica, ecco, fa una specie di panoramica, come quando fate le foto panoramiche. Poi ci sono grand'angoli, fisheye, macro, tutto quello che volete, ok, di più come parco di lenti. E poi abbiamo anche i filtri. Abbiamo anche i filtri, qui abbiamo filtri ND, abbiamo polarizzatore, abbiamo di tutto per migliorare sempre le nostre immagini. Quindi con poca spesa si può avere un'immagine sicuramente superiore.